oggi è impossibile avere una Bitcoin startup in Italia. Questo è gravissimo perché tutti gli altri prodotti Bitcoin, cripto, oggi sono disponibili negli App Store, sono disponibili agli italiani, ma devono per forza essere stranieri, no? È una sorta di concorrenza sleale al contrario, cioè lo Stato italiano che favorisce gli stranieri anziché gli imprenditori locali. Questa è follia. Ciao a tutti e benvenuti su Checkpoint Bitcoin. L'intervista di oggi è con Andrea Piredda, un giovane imprenditore italiano che ha lanciato la sua startup in America per aiutare i content creator di tutto il mondo a monetizzare il proprio lavoro grazie a Bitcoin. Con Andrea abbiamo parlato dell'importanza della monetizzazione dei contenuti grazie a Bitcoin, ma anche delle difficoltà di lanciare una startup in Europa e in Italia. È un'intervista molto interessante, soprattutto per chi sta pensando o gli è passato per la testa di costruire qualcosa su Bitcoin. Io sono Fabio, autore del sito web Checkpoint Bitcoin, che è anche su YouTube, come potete notare. Quindi vi consiglio di iscrivervi al canale se vi interessano questo genere di contenuti. Con questo vi saluto e vi lascio all'intervista. Benvenuto Andrea Piredda su Checkpoint Bitcoin. Grazie per essere qui. Grazie per avermi, Fabio. Io ti conosco come divulgatore di contenuti su Bitcoin, soprattutto su LinkedIn, quelle poche volte che lo apro, e come imprenditore che sta costruendo una startup basandosi su Bitcoin. Questa è la cosa interessante per me e di cui vorrei parlare con te oggi. Costruire una startup, un prodotto basandoti proprio sul protocollo Bitcoin, cercando di sfruttare delle funzionalità, delle proprietà di Bitcoin, che quindi non è qualcosa legato a comprare Bitcoin o ricevere Bitcoin, ma è proprio usare Bitcoin e fare qualcosa di nuovo. Quindi questo è Esatto, quello di cui parleremo oggi. sfruttiamo la mera esistenza di Bitcoin proprio nel nostro prodotto, niente fiat, 100% Bitcoin. Magari adesso ti puoi introdurre e poi ci spieghi cos'è questo prodotto che state sviluppando, che è appena lanciato e che io sto anche provando. Quindi a te la Perfetto. parola. Ok, allora mi introduco, ma guarda, io ho finito l'università, volevo andare a lavorare in banca, ho fatto la mia laurea in economia, mi stavo specializzando su i mercati finanziari cinesi e poi Bitcoin mi ha salvato sostanzialmente, nel senso che appena ho scoperto Bitcoin, mentre stavo cercando lavoro appunto in varie banche, Bitcoin aveva raggiunto i 3.000 dollari, quindi mentre io passavo le giornate tra Bloomberg TV e CNBC, Questa bolla. vedevo gli ospiti che parlavano di questo Bitcoin. Siamo nel 2017, vi sto parlando, quindi era appena iniziato il rally che poi avrebbe portato a 20.000 per la prima volta. E niente, quindi in pratica inizio a studiarlo, mi accorgo che, guarda, il momento di svolta è stato quando Goldman Sachs, no, la banca, il tempio d'oro per i banchieri, aveva tutta una pagina, un sito anzi intero dedicato sulla blockchain technology, no? All'epoca io ancora non ero in grado di fare la distinzione tra, diciamo, blockchain, la buzzword, che era quello che veniva poi proposto sul sito di Goldman. Ricordo, siamo nel 2017, quindi Ethereum era in giro solo da 2 anni, quindi tutti gli use case della blockchain, eccetera, erano appena stavano emergendo. Fatto, cavolo, se Goldman è su questa roba qui, deve essere una roba, ci deve essere del valore dietro questo Bitcoin, blockchain, eccetera. Quindi inizio a studiare, decido, per farla breve, di rinunciare alla carriera in banca, anche perché mi ero accorto che le banche stavano licenziando personale, non assumendolo, quindi le banche in termini di forza lavoro stavano restringendosi, no? Quindi ho detto lasciamo stare questa roba qui che sta chiudendo, banche sempre meno persone, vediamo di fare qualcosa del futuro. Quindi Bitcoin, e quindi sostanzialmente anziché lavorare in banca ho iniziato a lavorare per un paio di broker all'epoca, exchange come Huobi, come freelance, ho fatto Huobi, ho fatto l'Uno Exchange. E poi, insomma, continuando a studiare, sono caduto appunto, come si dice sempre, nella tana del bianconiglio, studia, studia, e ho deciso che il futuro della moneta, il futuro dei pagamenti, il futuro del risparmio, volendo, e cose del genere, sarebbe stato Bitcoin, e quindi ho deciso di farne appunto il mio futuro e quello che adesso è il mio presente. E adesso, infatti, abbiamo. Dopo aver provato varie volte in Italia a fare la nostra startup Bitcoin, che
Te lo dico per chiarezza, all'inizio stavano cercando di fare la copia di Azteco sostanzialmente, quindi un business di voucher per comprare Bitcoin in contanti nei negozi. Solo che mentre noi stavamo sviluppando questa cosa, in Europa sono arrivate le nuove leggi antiriciclaggio per le criptovalute, Di quello per ne cui, parliamo dopo, delle di cui difficoltà. ne parleremo magari anche dopo, esatto, delle difficoltà di fare oggi startup Bitcoin in Europa e in Italia in maniera particolare. E che tra l'altro questa difficoltà è il motivo da cui adesso arriva OpenTip, che è tra l'altro la startup che c'è dietro il simpatico QR code che vedrete in questa intervista, che vi invito ad andare a scannerizzare con i vostri Lightning Wallet. Ricordiamo che si può mettere più di un Satoshi, quando Esatto, scannerizzi puoi esatto. cambiare la cifra perché di Poi default ti dà un Satoshi. con Fabio manderemo un'email ai wallet spiegandogli di chiarire un attimino che la user experience così non è il massimo. Allora Comunque. aspetta perché ci stiamo un attimo perdendo, quindi dopo tutti questi studi di economia, di banche, che già lì ti viene solo l'ansia a pronunciarle, hai scoperto Bitcoin, hai provato a... Hai lavorato con qualche azienda, diciamo, e poi hai cominciato a cercare di fare qualcosa di tuo. Certo. Ok? Ed Certo. oggi, finalmente, diciamo che sei riuscito con altri soci, ovviamente, A a lanciare un lanciare un prodotto, prodotto. dopo averne sviluppato altri due prima che non ci hanno fatto lanciare in Italia, questo qui abbiamo fatto la società in America e l'abbiamo lanciato senza troppe paure, diciamo, ecco, con Allora, meno paure. spiegaci cos'è questo prodotto e come si chiama e cosa fa? Che servizio offre? Allora, il prodotto si chiama OpenTip.io. A cosa serve? Beh, l'elevator pitch è che serve in pratica uno strumento per far monetizzare i content creators di tutto il mondo, consentendogli di ricevere donazioni, mance, supporto, quindi da tutto il mondo. Questo, se ci pensiamo un secondo, ha particolarmente valore appunto in un'ottica globale, quindi se sono una persona magari che vive nel famoso, in uno dei paesi del cosiddetto terzo mondo, questo ha un valore infinito perché oggi molte persone appunto che vivono in questi paesi non hanno accesso ai servizi finanziari, ci sono certe stime, si parla di 1,5 miliardi di persone, quasi due, che non ha documenti e che quindi non ha accesso ai servizi finanziari di cui possiamo godere io e te. C'è un libro uscito da poco di Alex Gladstein che si chiama Check Your Financial Privilege, infatti, che parla proprio di questo e spiega come una persona su tre sul pianeta oggi è di fatto tenuto fuori dal sistema finanziario globale, un po' per scelta, un po' per caso, però questo è lo stato, questo è come siamo messi oggi. E Bitcoin è fatto proprio appunto, aspira ad essere uno strumento globale, per alcuni lo usano come moneta, in Africa si usa come moneta di tutti i giorni, molti esempi, molte occasioni, alcuni lo usano per i risparmi, Bitcoin è codice, è uno Ok, strumento, ok, ok, ok. quindi può Quindi, essere usato. tornando su OpenTip, perché già vedo che sei un divagatore un po', no? Sì, sì, Sei sì, un sì. po' un Devo divagatore. concentrarmi, devo concentrarmi. Allora, la domanda è, OpenTip che servizio offre almeno in questo momento, visto che siete nelle prime fasi, non è Sì, che è abbiamo il lanciato da prodotto poco. fatto e finito e completo, No, il però prodotto è ha già available, già disponibile. poche settimane di vita. Il prodotto, allora, vuole essere un prodotto molto, molto innovativo perché stiamo lavorando con le ultime tecnologie disponibili del mondo Bitcoin. Quindi stiamo lavorando su Lightning Network, no? Che è il sistema per fare pagamenti frequenti con Bitcoin, quindi senza passare dalla blockchain. E in particolare stiamo provando un nuovo protocollo costruito sopra Lightning che si chiama LNURL, quindi LNURL. Che ha varie funzioni, per esempio il QR code che vedete qua sullo schermo funziona grazie a LNURL Pay, che consente in pratica di generare invoice Lightning all'infinito, no? Perché la differenza tra Lightning e Bitcoin è che Bitcoin ti manda un indirizzo e a quell'indirizzo tu puoi mandare Bitcoin quante volte vuoi, quanti Bitcoin vuoi, mentre invece su Lightning hai le invoice, quindi sono one-off, le paghi una volta e poi quell'invoice è scaduta, non la puoi più pagare. Grazie a questo nuovo protocollo, oggi con un singolo QR code che vedete qua sullo schermo, posso in pratica pensare con un QR code solo di ricevere infiniti
pagamenti su Lightning Network. Quindi questa è Ok. proprio la cosa più avanzata, più nuova che c'è nel mondo Bitcoin, nell'ecosistema Bitcoin. Ok, Quindi quindi usiamo hanno. questa tecnologia per in pratica rendere disponibili questi QR code, ma in realtà rendiamo disponibili anche quelli che si chiamano Lightning Address, quindi sono tipo, hanno la forma di un'email, le possono trovare, penso, nella descrizione del tuo canale YouTube, tra i vari metodi insieme al tuo address on-chain. E sono tutti appunto modi diversi per poter usare Lightning Network e poter ricevere in questo caso pagamenti. Quindi l'idea è di mettere a disposizione dei content creator qualsiasi tipo di contenuti loro creino, ok? Una modalità per ricevere pagamenti peer-to-peer basati su Lightning Network, ok? Quindi micropagamenti, mettiamolo così, micropagamenti, e poter, come dire, farsi supportare nel loro lavoro dai loro fans anziché dipendere da advertisement e altre forme di monetizzazione. Quindi è una forma di monetizzazione. In più, anzi, in più, una forma di monetizzazione nuova che può esistere grazie a Bitcoin e E Lightning Network. Lightning Network, certo. Allora, peer-to-peer, quasi peer-to-peer, perché in realtà, ovviamente, come società in mezzo ci siamo noi, no? Quindi è quasi, perché dico quasi peer-to-peer? Perché appena tu su OpenTip, noi cosa facciamo? Appena tu ricevi i Satoshi, i Bitcoin sul tuo account, con un tasto li puoi prelevare immediatamente sul tuo wallet. Per cui, ecco, diciamo, noi lavoriamo un po' come quello che si chiama un wallet custodial, no? Di fatto, però. E noi suggeriamo agli utenti di prelevare subito i Satoshi dai propri account in modo da non correre nessun rischio. Quindi è quasi peer-to-peer. Sicuramente offriamo un ordine di grandezza di miglioramento rispetto alle piattaforme di monetizzazione come YouTube, come Twitch, come Facebook, che prendono un'ampia fetta di quello che content creators come te dovrebbero guadagnare, parliamo tra il 25 e il 50% a seconda della piattaforma. Noi per oggi stiamo chiedendo un umile 3%, speriamo di abbassarlo magari anche di più nel futuro. Però l'idea è di renderlo quasi peer-to-peer. Purtroppo oggi per rendere disponibile al mercato e agli utenti e alle masse cose come Lightning Network, in particolare Elan URL Pay, il nuovo protocollo che stiamo usando noi, la soluzione custodial è l'unico modo possibile che c'è oggi per mettere nelle mani delle persone Bitcoin, no? Così come Wallet of Satoshi e Blue Wallet, che offrono una user experience incredibile, pazzesca. Infatti sono i wallet Lightning più scaricati al mondo e sono wallet custodial, ma non c'è, diciamo, non puoi fare nulla di alternativo, dovresti scaricarti, farti tu uno di Lightning, insomma, diventa fattibile per poche persone. Beh, diciamo che i wallet custodial non sono un problema finché sai che sono custodial, no? Che Certo. quindi tutto ciò che hai su un custodial potresti non rivederlo più, è una sorta Certo. di IOU money, quindi una Esatto. sorta di debito o credito a seconda del punto di vista. Chiaro. Però questa al momento è la soluzione con cui la state cercando Eh di. sì, non ci sono altri modi. Un'altra cosa simpatica che facciamo, oltre che questi QR code, sono degli strumenti, sono altre due cose interessanti che offre l'app. Siccome non tutti sono bravi a fare l'editing di video, magari come te, no? Pensa magari a musicisti o ballerini che di computer magari non sono ferratissimi, offriamo una funzione di rendering. Quindi se tu hai il tuo video della tua performance, del tuo ballo o della tua canzone musicale, tu li butti dentro OpenTip e OpenTip, quindi fai l'upload del tuo video per dire su OpenTip, e OpenTip ti ridà fuori un video editato con il QR code che porta alla tua creator page, che è una cosa che puoi creare su OpenTip, e dalla creator page, sempre dal tuo mobile, l'idea è che tu inquadri il QR code presente sul video mentre lo guardi su YouTube o da qualsiasi altra parte, e con la fotocamera ti porta alla creator page, clicchi su un QR code nella creator page che ti apre il wallet Lightning e allora lì puoi fare la donazione. Quindi c'è questo strumento di rendering e poi un'altra cosa interessante per voi content creators è la possibilità di capire
a quale contenuto sta venendo monetizzato. Quindi se hanno visto l'intervista 1 piuttosto che l'intervista 2 con l'intervista 3, se tu puoi mettere tanti QR code diversi, e quindi ecco, hai questa funzione di tracking dei fondi che pensiamo possa essere interessante. Per ora facciamo questo. Stanno per arrivare gli indirizzi on-chain, stanno per arrivare tante cose su OpenTip, abbiamo una roadmap ricca, ma per adesso diciamo la versione MVP, la versione alfa, che è ancora chiusa, quindi dovete mandarci un'email per chiedervi di attivarvi l'account, perché stiamo ancora lavorando con, diciamo, beta testers, con pionieri come te, che vogliono provare queste tecnologie nuove, e quindi questo è più o meno tutto il Ok, pacchetto. questa è, diciamo, la versione oggi Certo, 2023. Poi, ovviamente, 3 settimane di tre settimane di vita, beh, complimenti. vita. Ok, Grazie. per spostarci un po' come argomento, parliamo un po' di fare impresa con Bitcoin. Ok. Come dicevi prima, hai detto che hai provato a fare due prodotti in Italia e non hai potuto più farli. E oggi OpenTip, infatti, è una società US based, incorporata in certo, Delaware. America. Il Delaware. Quindi ci spieghi perché in America e non nella fantastica Europa in cui molti vivono? Questa E l'Italia, che ovviamente è l'Italia, Questa è una l'abbiamo. bella domanda. Beh, la prima risposta, che è una domanda che ha varie risposte e vari motivi per cui si scelgono gli Stati Uniti per una startup come la nostra, ma sicuramente la prima è che ci sono le nuove direttive antiriciclaggio dell'Unione Europea e il modo in cui paesi come l'Italia le recepiscono. Se tu chiedi a me, Fabio, io ti dico in maniera lapidaria, oggi è impossibile avere una Bitcoin startup in Italia. Questo è gravissimo perché tutti gli altri prodotti Bitcoin, crypto, oggi sono disponibili negli App Store, sono disponibili agli italiani, ma devono per forza essere stranieri. No? È una sorta di concorrenza sleale al contrario, cioè lo Stato italiano che favorisce gli stranieri anziché gli imprenditori locali. Questa è follia. E tutto questo è dovuto diciamo, alle direttive antiriciclaggio, perché questo fa in modo quelli che si chiamano gli obblighi antiriciclaggio. Io purtroppo odio questa materia, ma ho dovuto purtroppo conoscerla bene perché è una cosa molto. Sia molto onerosa, sia molto molto seria, perché in Italia se non assolvi in maniera adeguata gli obblighi antiriciclaggio è materia penale, quindi rischi addirittura il carcere per aver provato a fare impresa. Sono parole abbastanza pesanti, ma purtroppo è la realtà. Sono onerose perché oggi se tu sei due ragazzini di 20 anni che hanno appena finito il Politecnico di Torino, Ingegneria Informatica o di Milano, come i ragazzi che erano prima di me nello scorso episodio di Bitpolito, vogliono fare una Bitcoin startup in Italia, un prodotto Bitcoin, no? E gli viene chiesto in maniera assurda di avere un impianto antiriciclaggio che costa decine di migliaia di euro, ok? Per essere sicuri di passare eventuali controlli della Guardia di Finanza, del regolatore, eccetera. Oggi in Italia ci siamo inventati anche un registro apposta per gli operatori di criptovaluta che si chiama l'OAM, che in pratica è una sorta di tassa, chiamiamola così, che non abbiamo capito se è annuale o una tantum, di 7.500 o 8.500 euro per iscriversi a questa lista, a questo registro di operatori di cripto. E quindi già quello è, diciamo, prima spesa, 8.000 euro per Ok. quello, poi c'hai i costi per l'SRL in teoria se ti incorpori come SRL, poi c'hai tutti i costi antiriciclaggio, in pratica facendo due calcoli, meno di 30-40 mila euro l'anno per tenere in vita una Bitcoin startup oggi in Italia non ti costa, e questo è impensabile per degli studenti, come succede in tutti gli Stati Uniti, appena laureati, che vogliono lanciare una startup senza soldi, ovviamente, andare a testare l'idea sul mercato, vedere se serve e poi eventualmente iniziare a investirci soldi. Ma quale cosa su in Italia ovviamente funzionano sempre al contrario. Prima investi un sacco di soldi che non hai, quindi neanche inizi a farlo, e poi eventualmente diciamo raccogli qualche frutto o lanci il prodotto. Sì, è un po' un modo per scoraggiare le persone a Di fare fatto sì, impresa nel territorio. se chiedi a me, io che l'ho vissuta giorno per giorno, questa cosa delle nuove direttive antiriciclaggio in Europa e il recepimento in Italia sembra quasi un attacco a Bitcoin, sembra quasi una cosa voluta, cioè perché di fatto hanno distrutto
quello che è l'idea di startup alla californiana in quasi tutta Europa per via degli obblighi Quindi, antiriciclaggio. Questo è il problema dell'Europa. quindi questo va non solo per l'Italia, ma anche per gli altri paesi Beh, europei. sì, perché la direttiva antiriciclaggio è europea, poi ogni paese la recepisce in modo diverso. Noi italiani l'abbiamo recepita più pesantemente addirittura di quanto dice la quinta direttiva, quindi siamo inventati questa lista degli operatori, eccetera. Quindi appunto un'ulteriore tassa per poter operare nel settore. Quindi l'Italia è proprio triplo no, doppio no. In Europa magari trovi qualcosa di un po' più di un po' meno pesante a livello di regolamentazione d'Italia, ma da quando è stato creato il concetto, è stato introdotto il concetto di VASP, no? Virtual Asset Service Provider. Se tu sei un VASP e tu sei un VASP anche se muovi un solo centesimo di Bitcoin, apparentemente, leggendo la definizione, no? Quindi vale per qualsiasi tipo di attività tu stia facendo, e adesso andiamo agli Stati Uniti dove invece c'è un approccio per dimensione, ok? Dove ha una startup che ha 10 utenti, non vengono richieste le stesse cose che viene richiesta una startup che ha 10.000 utenti, e questo serve appunto per consentire al prodotto di fare il suo viaggio da un momento di creazione e validazione fino a quando poi arrivi al mercato vero e proprio. Allora lì magari iniziano a chiederti anche lì Ok, qualche allora obbligo. parlaci del perché in America, qual è il vantaggio dell'America? Sembra quasi che il sogno americano non sia finito allora. No, assolutamente. Anzi, il sogno americano sembrerebbe essere ancora vivo, perlomeno negli stati rossi, cosiddetti, quelli governati dai repubblicani. Sugli stati blu un po' di meno, però non entriamo in questioni politiche. Anche se Bitcoin sta entrando sul palcoscenico dei dibattiti politici. Quindi sta diventando un argomento, ma non entriamo nella politica, non entriamo nella politica. Evitiamo, evitiamo. Quindi, negli Stati Uniti il primo motivo è, prima di tutto, l'assenza di questi obblighi antiriciclaggio a partire dal giorno 1 della vita della startup. Quindi tu puoi oggi ancora agevolmente negli Stati Uniti pensare di avere, nella fase di bootstrapping, quindi nella fase iniziale della vita della startup, di non dover assolvere a nessun obbligo antiriciclaggio. Ora, noi siamo in Delaware, no? Quindi negli Stati Uniti ci sono sia le leggi a livello federale per tutti gli Stati Uniti e poi ci sono le leggi statali. Adesso non voglio entrare nel dettaglio, ma diciamo che per importi piccoli, no? Su transazioni giornaliere piccole, al momento, diciamo, società come la nostra non sono tenute a nessun tipo di obbligo antiriciclaggio. O di KYC addirittura. Questo ovviamente appena le dimensioni della società cambiano, appena se la società cresce faremo magari degli adeguamenti di questo tipo qua. Quindi ecco, non è che gli Stati Uniti sono la terra promessa dei Bitcoiner, non è la terra degli anarcocapitalisti ancora, però appunto c'è almeno un approccio di buon senso. Quindi se sei piccolo ti lascio stare, ti lascio crescere, ti lascio in pace. Poi dopo eventualmente ti chiedo obblighi antiriciclaggio, adempimenti, eccetera. Un altro motivo per cui vai negli Stati Uniti è perché banalmente tutti i soldi sono là. Quindi se tu, nel senso i venture capitalist, angels, fondi di investimento, private equity, la maggior parte degli investitori e dei soldi che poi vengono investiti nelle società, nelle startup, soprattutto Bitcoin, sono negli Stati Uniti e difficilmente questi soldi si spostano dagli Stati Uniti, quindi tu vuoi già essere lì e non vuoi essere dappertutto negli Stati Uniti, ma vuoi in maniera particolare essere in Delaware per questioni di accounting, questioni di regolamentazione, eccetera. Quindi molto spesso appunto succede che se sei in Texas o in Florida, l'investitore ti chiede, aspetta, rincorporiamo tutto in Delaware. E così investiamo là. Quindi i due motivi, tre motivi riassumendo sono: vai negli Stati Uniti perché obblighi antiriciclaggio molto più leggeri e assenti nelle fasi di bootstrapping. Tutti i soldi sono negli Stati Uniti e poi c'hanno questo approccio di buon senso dove se finisci davanti a un giudice, il giudice capisce che non sei un terrorista che sta aiutando Al-Qaeda, ma che sei un gruppo di ragazzi che sta portando un nuovo prodotto sul mercato, perché è evidente, no? Quanto è stato complesso aprire una società in America? In realtà è molto E semplice. la tempistica anche, cioè da quando l'avete pensata, quando siete entrati ufficialmente anzi, Allora, come soggetto giuridico, no? noi su OpenTable. Quanto ci avete messo? Allora, noi OpenTable siamo un team di 6 al momento, uno dei quali è americano, no?
Quindi diciamo che per la parte di incorporation ci ha pensato lui, ma come ci ha pensato lui ci avremmo potuto pensare noi dell'Italia. Banalmente ci sono dei servizi come Ubanda, no? O la versione americana, dove tu mandi i documenti e loro in maniera automatica, completamente online, ti aprono la società. Per cui è paradossalmente molto, molto, anzi, paradossalmente è molto, molto più semplice aprire una società negli Stati Uniti che aprirla in Italia. I costi, stiamo parlando di una roba tipo 200 dollari, capito? E negli Stati In Uniti, totale? sì, ma ti paghi 200, 150 dollari, una cosa del genere, un po' come nel Regno Unito. Nel Regno Unito 250 pound, 200 pound è la tua SRL, la tua limited company aperta. Uguale negli Stati Uniti, hai una LLC aperta in... Guarda, per gli stranieri, se sei 100% stranieri, magari ci mettono qualche giorno in più, una settimana in più per fare le verifiche, eccetera, ma difficilmente ti dicono di no, ti rifiutano le pratiche, eccetera. Quindi è molto molto semplice, cioè incredibile, ma è così. Ok. Senti, a proposito di funding, visto che l'hai menzionato, come vi state muovendo voi per il funding a questa fase, visto che siete proprio nelle fasi iniziali? Sì, ottimo. E Allora, essendo poi una società che sta creando un prodotto su Bitcoin, in sì. che modo avete approcciato il funding? Ce Allora, lo oggi spieghi? nel 2023, rispetto anche solo, che ne so, al 2017-18, quando ci avevo messo il naso dentro io per la prima volta, oggi abbiamo finalmente sul mercato degli investitori ultra specializzati su Bitcoin e addirittura ultra specializzati anche solo su Lightning Network. E parlo di realtà come, per esempio, Lightning Ventures. Di Mike Jarmusch, che insomma, è un gruppo di investitori che ha investito in Azteco, per capirci, oppure abbiamo altri fondi specializzati come l'acceleratore che c'è adesso a New York City di startup, che investono anche loro prevalentemente su Lightning, si chiama Wolf, ed è una costola del New York Digital Investment Group, che è in pratica la banca dei Bitcoin di Wall Street, oggi si può dire praticamente, di Ross Stevens. Pappa e ciccia con Michael Saylor, e hanno fatto questo acceleratore a New York City, bellissimo, all'ultimo piano di un grattacielo, ti danno 250 mila dollari subito, vitto alloggio a New York per 3 mesi e poi eventualmente si fa il secondo round da 250 mila, ti chiedono il classico 15% circa di equity, però ti stai portando a casa a mezzo milione, un network incredibile, eccetera. Qui c'è Wolf e poi ancora per finire c'è Trammell Ventures, che è anche quella specializzata su Bitcoin, o anche c'è 1031, si chiama. Quindi questi sono alcuni dei venture capitalist 100% Bitcoin Lightning che ci sono oggi sul mercato. Per cui noi ovviamente preferiremmo lavorare con questo tipo di investitori, perché non solo capiscono perfettamente cosa stai facendo, la tecnologia, pensano in Bitcoin come noi, poi dopo magari arriviamo a secondo cosa vuol dire pensare in Bitcoin e come quindi riesci a partorire idee come quella di OpenTip, che non è diciamo immediato, no? Se, 2017 sono entrato, oggi 2023 sono anni, no? Che sono full time su Bitcoin e quindi riesco oggi anche con abbastanza facilità a pensare a dei prodotti Bitcoin di questo tipo che sono 100% Bitcoin. Quindi noi preferiamo questo tipo di investitori specializzati al momento perché oltre che soldi portano expertise, portano idee, portano un network pazzesco di altri Bitcoiner. Quindi guarda, forse sono meno importanti i soldi che ti danno rispetto a tutto il resto che ti possono dare come aiuto, ok? Poi ci sono i normali, quindi manderemo le application a Y Combinator, Sequoia, Andreessen Horowitz, che sono odiati dal mondo Bitcoin, giustamente ti dico anche perché sono, diciamo, dietro alcuni dei più grandi scam, truffe del mondo cripto di cui abbiamo sentito parlare, però comunque, insomma, in termini di incubazione di startup, accelerazione, mondo startup, in termini di network sono comunque i più grossi, quindi proveremo anche da quelli e poi, insomma, diciamo, a scalare finché non troviamo qualcuno Sì. Ok, che ci dà fan. Li proveremo tutti. Io calcolo che una volta quindi si diciamo che inizialmente partirete dai fund. Bitcoin Venture Capitalist. Sì, Esatto, è dai meglio venture così. capitalist che
sono diciamo bitcoiner maximalisti in un certo senso, e Certo, poi da no, lì no, lo a so, lo scalare so. finché non si apre qualche porta. Guarda, no, non mi piace molto l'espressione Bitcoin maximalist, invito tutti i Bitcoiner a non usarla perché è un'espressione offensiva invitata da Vitalik Buterin e quindi, ecco, mi piace usare l'espressione Bitcoin etici. Noi siamo Bitcoiner Poi etici, sì, mi piace molto di più ed è una cosa che ho rubato al CEO di Azteco e quindi con quale concordo su praticamente tutto, quindi Bitcoin eretici, maximalist oppure è... bitcoiner tossici, per proprio quelli, sai, duri e Quelli mi puri. piacciono anche quelli, mi Vabbè, dai. piacciono anche quelli tossici, ma maximalist è roba da Maximalist Ethereum. di meno, ok. Senti un po', oltre al funding, ovviamente una startup affronta altre difficoltà. Una startup. Poi una startup su Bitcoin, immagino anche di più. Quindi ci vuoi parlare un po' magari di quali sono quelle difficoltà che stai incontrando per sviluppare e lanciare un prodotto, ma tutte le difficoltà, cioè non è a livello tecnico, anche a livello di, non lo so, dici tu, cioè quali sono le difficoltà che stai incontrando che magari neanche ti aspettavi di incontrare. Ah beh, guarda, ti garantisco che è un percorso sicuramente pieno di sorprese, quello dell'impresa nel mondo Bitcoin, anche perché in continuazione ti cambiano le regolamentazioni in tutto il mondo. Quindi ecco, primo problema, ottica globale di una Bitcoin startup, tu devi stare attento più o meno ai trend regolamentari di tutto il mondo, non sia mai che, perché appunto qua stiamo parlando di, per come lo vede il regolatore Bitcoin, è denaro, sono soldi che tu stai mandando in giro, il regolatore lo vede così ormai Bitcoin. Quindi ecco, in teoria c'è tutto il discorso dell'antiriciclaggio dietro che in molti paesi come l'Italia è roba penale, quindi letteralmente rischi, oltre che multe gigantesche, anche in teoria il carcere. Quindi bisogna stare molto, non voglio scoraggiare nessuno a fare Bitcoin startup, ma è molto rischioso, è molto rischioso. Quindi c'hai sicuramente questo fatto, il rischio. Poi il fatto che hai tutti contro sostanzialmente. Quindi sei tu, guarda, oggi nel 2023, dopo che Tesla ha comprato miliardi di Bitcoin, dopo che società quotate sul Nasdaq hanno comprato Bitcoin, l'hanno fatto dopo che El Salvador ha fatto diventare Bitcoin a corso legale, già sembriamo meno pazzi. Ecco, soprattutto dopo che Tesla ha deciso di andare full 100% Bitcoin con la sua tesoreria, lì il mondo, soprattutto quello finanziario, mainstream media. Mainstream magari no, ma quello finanziario perlomeno, ha iniziato a capire che Bitcoin non è una truffa e basta, no? Poi noi vediamo per chi diciamo segue un po' il mainstream o comunque ecco, canali come Bloomberg o CNBC, no? Per chi sta sui mercati c'è sempre la doppia narrativa. Bitcoin, quindi Tesla che fa la sua tesoreria in Bitcoin e poi c'è la narrativa della blockchain come tecnologia, eccetera, eccetera, che sappiamo, io e te sappiamo bene, lascia un po' il tempo che trovano, ormai se ne stanno rendendo conto un po' tutti. Altre difficoltà, Ma quindi abbiamo sì. detto a Ecco, livello legale innanzitutto, qui no, ti stavo dicendo, lo c'hai Stato ci tutti mette il suo a contro. livello di Esatto, regolamentazione, percezione antiriciclaggio. magari. C'hai tutti contro a livello di percezione, infatti, guarda, qua in Italia abbiamo avuto quel mitico articolo sul Corriere o sulla Repubblica di Tito Boeri e non so chi altro, dove appunto le criptovalute sono una truffa, che attenzione, hanno ragione, nel senso che se chiedi a me, hanno ragione fino a un certo punto, nel senso che le criptovalute sono sicuramente una truffa, sono schemi Ponzi, non c'è nessun valore dietro le criptovalute che non sia Bitcoin. Si potrebbe fare. C'è, diciamo, una parte di Bitcoiners, tipo i developers che sono dietro Samurai Wallet, che sono ultra Bitcoiners tossici, e nonostante questo lasciano un piccolo spazio per roba come Monero, quindi i privacy coin, nel loro modo di concepire l'ecosistema cypherpunk crypto digitale, no? Perché sappiamo che Bitcoin non offre, diciamo, anonimato, ma offre pseudonimato, quindi i movimenti sono sempre tracciati sulla blockchain, quindi con, diciamo, per operatori sofisticati l'anonimato con la blockchain di Bitcoin te lo puoi quasi scordare. Quindi tutte le criptovalute sono una truffa, Bitcoin non lo è, questo è sicuramente un messaggio che volevo mandare, ma tornando ai problemi che ci sono per... Esatto, facciamo cioè sempre... tornando, facendo un passo indietro, senza divagare troppo, abbiamo Senza detto divagare adesso troppo. difficoltà a livello di percezione, a livello proprio legale, perché ovviamente è una materia anche, sai, che sta evolvendo, e poi ovviamente i politici fanno, anzi la regolamentazione fa fatica a seguire magari la
sviluppo tecnologico, no? Perché la tecnologia muove in fretta, la Beh, è difficile burocrazia da no. capire, è sicuramente difficile da capire, che poi non la capiscono in buona fede o in malafede, quello è anche un altro discorso. Infatti anche qui vedi una differenza di comprensione tra i partiti di sinistra e i partiti di destra a livello globale nell'approccio che hanno su Bitcoin. Sinistra solitamente contro Bitcoin, destra solitamente più o meno pro Bitcoin. Ma In Italia aggiungo, sono guarda tutti che contro. non è un caso che infatti la maggior parte dei, anzi la maggior parte, molti bitcoiner o quelli che hanno scoperto bitcoiner per primi siano dei libertari e non dei comunisti o dei Certo, socialisti o... non è una coincidenza perché ovviamente il bitcoin proprio si fonda anche no, sui principi legati alla libertà beh, c'è e alla un'etica sovranità, dietro, c'è quindi ci un'etica dietro sta. di Per Coin. fortuna, anzi per fortuna che si sono avvicinati prima loro e non qualcun altro. Guarda, Quindi tornando anzi a... hai problemi. Un'altra cosa che mi viene in mente è appunto quella che accennavo prima, cioè la difficoltà di iniziare a pensare in Bitcoin, cioè iniziare a pensare come se Bitcoin fosse già un fatto della vita. E quindi, così come lo sono WhatsApp e Telegram oggi, e iniziare a pensare quindi a come tu puoi portare prima di tutto Bitcoin nelle mani delle persone, nella vita delle persone quotidiana. E con OpenTip noi appunto speriamo di offrire uno strumento non solo per Bitcoiner come te e content creators che sono già Bitcoiners, ma speriamo di portare dentro tutti quei content creators, ripeto, musicisti, ballerini, scrittori, perché OpenTip può essere usato anche nei blog, chiusa parentesi, anche nei podcast. Speriamo di portare dentro tutta gente che oggi Bitcoin non lo usa, perché come diciamo oggi in Nigeria, i nigeriani stanno scoprendo che tramite Bitcoin possono, diciamo, scappare alle malefatte del governo e della banca centrale nigeriana. Quindi per una questione di bisogno, no, che tu hai come padre di famiglia per tutelare la tua famiglia e te stesso, noi vorremmo mostrare come Bitcoin può migliorare la vita di content creators che oggi, per esempio, non possono ricevere donazioni su PayPal, quindi da YouTube, non possono ricevere donazioni su Facebook, perché appunto non hanno né conto in banca né PayPal e ne lo possono aprire. Quindi come si fa con tutta questa gente? Arriva Bitcoin. Arrivano strumenti come OpenTip, arrivano strumenti come Wallet of Satoshi, come Blue Wallet, come Wallet, come Samurai Wallet, come Elon Markets, tutti strumenti che appunto servono per portare Bitcoin nelle mani delle persone normali, non Bitcoiners. E a questo proposito, un altro problema è la user experience, la user interface, cioè come crei prodotti che possono essere capiti da persone che non sono Bitcoiner, perché se io quando devo pensare le interfacce per OpenTip, no, che è quello che stiamo facendo questi giorni, creare delle interfacce per dei Bitcoiners è una cosa, no? Perché ci metto Elan URL Pay, QR code, scarica, capisci che cos'è, no? Mentre invece spiegare questa roba qui a una persona che non ha mai avuto a che fare con Bitcoin richiede grande tatto o grande, diciamo, ci devi pensare parecchio, no? Devi trovare soluzioni, quindi c'è tutto appunto il profilo della user experience da curare, no? Wallet of Satoshi è fantastico, tu lo scarichi, lo apri, c'hai il balance, invia, ricevi, punto. Tu in 2 secondi inizi a ricevere e inviare Bitcoin. E non ti chiedono di fare il seed, non ti chiedono le 12 parole. Guarda, ogni tanto appunto ci sono alcuni massimalisti, e quelli sono massimalisti davvero, usato in senso dispregiativo, nel senso che non riescono a concepire altro che non sia la via del cypherpunk, no? Mentre invece non capiscono che non tutti possono scaricare un nodo Bitcoin e gestirlo dall'inizio, no? Dal giorno 1 del tuo viaggio in Bitcoin, neanche io l'ho fatto, no? Penso neanche tu, penso nessuno, tranne Adam Beck, tranne Nick Szabo, tranne Akin, tranne Bitcoiners che sono lì da prima che Bitcoin esistesse, no? Quindi è una cosa che va fatta per gradi. Quindi ecco, la user experience è sicuramente un'altra cosa su cui bisogna. Ah, ecco quello che ti stavo dicendo, che anche Bitcoiner tossici, ultra maximalist, come Francis Puylaure di Bull Bitcoin, no? Lui è il primo che da anni va in giro a dire a chi fa i wallet, ma smettetela di far scrivere le 12 parole appena fai il download del wallet, non serve a nulla, non c'è nessun fondo dentro da custodire. Tu prima fai scaricare il wallet, fallo usare, dopo che uno sopra c'ha 100 dollari, allora lì capisce che deve fare il backup, no? Cioè tu immagini che sei al bar,
ubriaco tra amici, dai, scaricati il Bitcoin Wallet, allora vai, lo scarichi, fai le 12 parole, cioè come fai? Vuole tuo Satoshi, anche se sei ubriaco, lo scarichi e ti mando i Satoshi nel giro di 2 minuti. Cioè, è un Beh, esempio un po' sì. stupido, però è per fare proprio una cosa brutale di user experience. In 2 minuti hai Bitcoin in mano, là ti devi stare le 12 parole, le perdi, le fai, cioè, non, è un'altra cosa. Poi sono due use case diversi, ovviamente, no? Sì, Magari tu non lo anche sai. perché sono wallet of Satoshi, poi ci metti di solito, cioè delle cifre piccole, magari con Blue Wallet se fai il wallet on-chain. Cioè, non lo so, guarda, non lo so, onestamente penso che sia un problema molto complesso per chi deve affrontarlo e trovare una soluzione che funziona per tutti. Di solito nella UX quello che decidi di fare è prendi una decisione che vada bene per quelli che siano i tuoi utenti. Quindi Certo. se tu ti rivolgi a Bitcoiner, che sono già Bitcoin, che conoscono Bitcoin, probabilmente ti conviene avere un approccio per Bitcoiner. Ma per chi si rivolge a non Bitcoiner, quello è un altro discorso. E onestamente penso che sia anche un mare che ancora non è stato navigato da molte aziende. Infatti la maggior parte dei prodotti Bitcoin sono destinati a Bitcoiner. Cioè, e si vede, aggiungerei, e si vede. Esatto, quindi anche spiegarlo a qualcuno che non è un Bitcoiner come usare quella tecnologia, devi trovare secondo me dei sotterfugi alla fine, Dei no? compromessi, a compromessi devi scendere, soprattutto in questa fase. Poi nel futuro, se troviamo un modo per far avere tutti quanti nel telefono un nodo Bitcoin, un nodo Lightning di default, dove tu puoi usare il tuo device per fare 100% custodia self-custody, allora ottimo. Ma in questo momento non c'è nulla di tutto questo. Il settore semplicemente non è pronto. Quindi noi oggi abbiamo due alternative: o rimaniamo fermi in attesa che, boh, qualcosa succeda, oppure iniziamo a sostenere business come Azteco, come Wallet of Satoshi, come qualsiasi Bitcoin company, perché se c'è un elemento umano al mondo che risolverà questo problema, sono le Bitcoin companies. Quindi io penso che sia dovere di ogni Bitcoiner supportare le Bitcoin companies che gli piacciono, quindi usare i loro prodotti, passarli agli amici, perché appunto, non è che a un certo punto verrà Satoshi dal cielo e porterà l'adozione di massa su Bitcoin. Chi lo farà saranno gli imprenditori. Quindi, per me, la cosa più importante, le due cose che più importanti che oggi, se voi volete fare la vostra parte come Bitcoiner, mi verrebbe da dire: fate scaricare un wallet Bitcoin che vi piace a tutte le persone che incontrate sulla vostra via. E iniziate a usare voi stessi più prodotti Bitcoin che potete, perché più aumenta l'uso dei prodotti Bitcoin, più quelle Bitcoin companies riceveranno soldi dagli investitori, potranno allargarsi, potranno fare gruppo, quindi potranno diventare più potenti, potranno fare gruppo per combattere le regolamentazioni. Ingiusta che viene dagli stati ignoranti, da nemici di Bitcoin sotto qualsiasi forma. Però ecco, in trincea non c'è Satoshi Nakamoto, sì, ci sono sicuramente i core developers nascosti che fanno il loro lavoro sul codice, ma poi chi porta Bitcoin nelle mani delle persone? Sono i business, sono gli Quindi imprenditori. per te anche la narrativa HODL non è Allora, proprio auspicabile. anche qui, e mi rifaccio sempre al CEO di Aste.co, che per me è la migliore Bitcoin company che esista al mondo in questo momento, Aste.co. Lo faccio pubblicità, io Poi non metterò sono il con link in loro, descrizione. non faccio parte del gruppo di nulla, non ho nessun rapporto con loro, lo dico appunto proprio perché sono impressionato dal loro lavoro, perché noi oggi abbiamo in Bitcoin banalmente, cioè siamo ancora al giorno 1 per certi problemi, e il problema è come metto Bitcoin nelle mani delle persone oggi. C'ho due possibilità: o glieli regalo io, oppure sì, c'ho un po' di cose, un po' di free KYC service, cose del genere, ma con prodotti come Azteco io vado nel negozietto sotto casa, gli do 10 euro in contante, lui mi dà un voucher. Metto il mio indirizzo Bitcoin, anzi adesso funzionano anche con Lightning, quindi usano anche loro Elan URL, si chiama Elan URL Withdraw, che è un'altra funzione del protocollo. Tu inquadri il QR code col tuo wallet Lightning e loro ti mandano subito i Satoshi. E quindi tu in 2 minuti oggi sei entrato in un negozio, gli hai dato 10 euro in contante e tu c'hai Bitcoin. E Azteco oggi risolve l'enorme problema che abbiamo oggi in Bitcoin, cioè come ottengo dei Bitcoin. Infatti stanno facendo numeri incredibili nei paesi del terzo mondo, dove la gente non è che si può fare la KYC, andare lì, carta di credito, Coinbase, Relay o quello che sia.
Quindi, problema numero uno. E quindi per rispondere alla tua domanda, ci sono cioè la domanda era odol, non Ti odol, ripeto la basta domanda è odlare la o no? narrativa Odol per te quindi non è proprio il Allora, massimo. non è che non è il massimo, secondo me non è sufficiente perché, e ti ripeto, e quindi cito il CEO di Azteco quando dice l'elemento umano più importante oggi per il successo di Bitcoin non è Michael Saylor o Elon Musk che comprano 11.000 Bitcoin e odlano. L'elemento umano più importante oggi sono le persone che usano Bitcoin come moneta di tutti i giorni. Cioè Bitcoin avrà veramente successo e diventerà veramente resiliente e veramente decentralizzato in termini umani, e qua mi rifaccio a Nick Szabo, social scalability, cioè Bitcoin è codice, ma è anche un insieme di persone che usa Bitcoin, no? Quindi più Bitcoin diventa importante nella vita delle persone, perché più persone lo usano, più Bitcoin diventa resiliente e indistruttibile, mi viene da dire. Mentre invece a Michael Saylor e Elon Musk va la SEC, va l'FBI, gli sequestra i Bitcoin e ciao. E questo non cambia la vita a nessuno, se non a Musk e a Saylor per preservare la loro ricchezza e diventare più ricchi. Ma noi quello che vogliamo fare, secondo me, è portare Bitcoin nelle mani di tutte le persone. Però direi che a quel punto è anche importante che le persone abbiano i loro bitcoin su dei wallet, non custodial, perché se li Assolutamente vogliono sì. possedere veramente è Assolutamente importante sì. anche. Assolutamente sì. Se c'hai più di $1.000, cerca di tenerli su un wallet non custodial, anzi, con le tue 10 parole, nascosto dove vuoi. $1.000 se sei un europeo, se sei non lo so, in un paese del terzo mondo con l'iperinflazione anche di meno probabilmente. Cioè, quello, Insomma, dipende ogni dalla tua ricchezza, dal no? reddito pro capite del paese in cui vivi, certo. Esatto. Quindi Ok. sì, non sono contro narrativa, figurati, custodia. Anzi, per anni io sono stato, diciamo, un toxic maximalist che ripudiavo anche io per quanto possibile le soluzioni custodia, però poi appunto devi Con fare i la conti realtà. con la realtà. Ok, che è molto importante, Parole. soprattutto se fai impresa, fare i conti con la realtà direi È che è abbastanza essenziale. importante, è Essenziale. abbastanza importante. Questo non vuol dire scendere a questo non vuol dire essere non etici, perché per esempio noi non facciamo KYC, ok? Altro grande rischio che ci prendiamo. Tu, Fabio, non hai fatto KYC per iscriverti sul nostro prodotto, Se no l'avrei proprio provato, però a parte vabbè. esatto, quindi l'etica per Bitcoin non è tanto, secondo me, nel fatto di custodia o non custodia, soprattutto per piccoli importi come quelli che più o meno mediamente si pensa si muoveranno su OpenTip. Ma sta nel fatto più che altro della privacy. Ok, senti, visto che stai aprendo anzi, visto che hai aperto una startup basata su Bitcoin, vuoi dare dei consigli a chi magari oggi sta pensando ha un'idea, no, su Bitcoin e vorrebbe aprire una startup? Hai dei consigli per dei giovani startup perché magari ci stanno ascoltando? Beh, qualcosa sicuramente sì, oltre ai consigli tradizionali. Diciamo, il consiglio tradizionale è sicuramente il successo della startup dipende dal team. Quindi, prima di partire a fare qualsiasi tipo di impresa, qualsiasi tipo, assicuratevi di avere un team forte, il più forte possibile, con cui siete tranquilli nel lavorare, con cui vi piace lavorare, con cui vi trovate bene, perché appunto. Le difficoltà che dovete affrontare là fuori come una normale startup già sono infinite. Come una Bitcoin startup è veramente avere il demonio contro praticamente. Quindi una roba. Quindi assicuratevi di avere un team forte. Per quanto riguarda consigli specifici per Bitcoin startup, state fuori dall'Europa. State fuori dall'Europa, non fate Bitcoin startup in Europa perché non ci meritano, mi verrebbe da dire. Non meritano neanche che un business nasca sul continente in questo momento, perché ogni cosa, e te l'ho detto prima, sembra quasi un attacco fatto a Bitcoin e a Bitcoiners, ogni cosa che si muove in Europa è fatta per fare in modo che non ci sia innovazione, che non ci siano startup giovani e squattrinate, che sono quelle che fanno la vera innovazione, e Quindi quindi. tu suggerisci l'America o ci sono anche altre nazioni magari che... Io suggerisco qualsiasi. Ah, allora, se vuoi delle giurisdizioni In breve perché siamo in differenti, chiusura, eh? ok, ma delle giurisdizioni in maniera particolare, ti ho detto a seconda di che cosa devi fare, sicuramente gli Stati Uniti ancora offrono dei margini di manovra, tranne nello stato di New York dove c'è la BitLicense ed è impossibile a meno che non siate colossi. C'è El Salvador, ovviamente oggi, in El Salvador tutti i Bitcoin business sono benvenuti.
E poi ci sono i soliti. Guardate, su Hong Kong mi sembra è stata fatta un'apertura adesso, sono diventati molto più Bitcoin friendly. E poi in teoria un po' la Svizzera con la FIM, c'è Malta dove sei tu, Ora siamo c'è. sempre in Europa, stiamo entrando. Sì, in Svizzera non sei proprio in Europa perché non penso che la Svizzera recepisca le direttive anti-riciclaggio europee, non lo so, non è proprio la mia materia, adesso sto azzardando, quindi Vabbè, c'è mettiamo anche la un'altra roba. Svizzera, dai, La mettiamo anche la Svizzera, poi c'è Svizzera, adesso non siamo Gibilterra, troppo informati, però America, El Salvador, Stati Uniti, El Hong Salvador, Hong Kong, Kong, Svizzera, Gibilterra, Malta, Inghilterra, insomma, non anche c'è se la l'Italia, Ma quindi Malta c'ha. qualcuno Purtroppo sta no, ma sai. pensando Oh, 2 anni ci abbiamo provato. Noi abbiamo provato a fare il prodotto di voucher e un prodotto di custodia su Bitcoin in Italia. E il mio avvocato ogni tanto mi chiamava e fa: Andre, guarda, ti arresteranno per questo, 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 quest'altro. Non facciamo. Ok. Senti, Andrea, grazie innanzitutto per quello che ci siamo detti. Adesso non so se tu hai guardato le altre interviste, ma io arrivo a questo, al finale. Mi piace chiudere le interviste che faccio con questa domanda di rito che adesso pongo anche a te. Quindi, se tu pensi a Bitcoin, la sua interezza, no? Prendi tutte le sue sfumature, le sue sfaccettature. Qual è quella singola proprietà, quella singola caratteristica di Bitcoin che per te è la più affascinante? O la più importante? Ok, lo sai che noi Bitcoin siamo fastidiosi e complicati, ma in termini in Bitcoin come software No, intendi no, o tutto, tutto. come Pensalo in tutti i modi Bitcoin? possibili, nella sua interezza. Mi devi Ma dire quella cosa di Bitcoin che per te è la più importante. la cosa più importante per me oggi è che è la natura aperta a tutti di Bitcoin, e quindi la sua natura globale, che sarà secondo me il singolo elemento che gli consentirà di diventare poi la moneta del mondo che tutti useranno. Quindi l'apertura di Bitcoin è la globalità di Bitcoin. Ok, sì, sicuramente la globalità di Bitcoin è uno degli aspetti più importanti per, sai, anche smantellare il moderno sistema monetario, che appunto è la moneta fiat. Guarda, io stavo pensando di mandare un'email o qualcosa del genere, un piccione a quelli del Fondo Monetario Internazionale o BIS per dirgli: signori, in quei paesi dove c'è l'iperinflazione, dovete mandare Bitcoin con gli elicotteri per salvare la gente dalle malefatte della banca Io centrale pensavo che locale. volevi mandare il piccione per cagargli Ah, in no, testa, quello non non lo so so. se hai visto, ma ci sono già Bitcoiners che vanno a fare pipì sulla Federal Reserve in diretta su Twitter. Quindi guarda, lì lascia fare. Mettete open il QR code, Guarda, ragazzi, lì quando fate queste scriverò a Shinobi, cose. infatti, scriverò a Shinobi presto. Ok, Andrea, ci vuoi dire dove ti si può trovare, dove si può trovare anche OpenTip? Vabbè, Sì, OpenTip allora. abbiamo detto c'è il sito internet. Vabbè, spiegaci tu, dai. OpenTip, sicuramente trovate il nostro profilo Twitter, e Twitter è ancora oggi lo spazio, il social media dove vive Bitcoin, dove pulsa Bitcoin, dove vengono tutte le interazioni, gli scambi, dove tutti i Bitcoiners sono attivi. Quindi sicuramente ci trovate un Andrea Piredda su Twitter, trovate un OpenTip.io su Twitter, e poi su LinkedIn anche trovate le nostre pagine. Adesso piano piano ci allargheremo a tutti gli altri social. Non vogliamo disperdere troppo l'energia ancora, però avremo sicuramente più un Instagram, un Facebook e tutte le pagine di rito. Quindi opentip.io, e venite a trovarci, vedete il sito e mandateci un'email se volete provare la versione alfa che c'è adesso online. Va bene, beh, che dire Andrea, grazie per essere intervenuto e aver portato la tua testimonianza sulla vita di uno startupper bitcoiner. Io ti faccio ovviamente i Grazie, migliori auguri grazie Fabio, e continuo insomma con questi podcast che fai perché servono veramente, veramente tanto. va bene, ti ringrazio, ti saluto e ci sentiremo prossimamente. A presto, ciao a tutti. Ciao!